È tutto pronto per la terza edizione del Rally Ronde Valli Arnarese. Si è tenuta la consueta conferenza stampa di presentazione e le nostre telecamere non potevano di certo mancare. Al via alla terza edizione Rally Ronde Valli Arnaresi. Nella sala polifunzionale di Arnara si è svolta la conferenza stampa di presentazione della gara tanto attesa. Questa gara è stata fondamentalmente creata anche nel ricordo di due persone che sono Roma Giuseppe, detto Peppotto per gli amici, e Benedetto Tavelli. In più quest'anno si è aggiunta, io dico aggiunta ma è una parola pure brutta dire, sempre per disgrazia, di una morte di un ragazzo che fa parte di POFI, quindi mi hanno chiesto gentilmente se potevamo mettere su ogni macchina una foto di ricordo di questo ragazzo. Noi abbiamo accettato volentieri. Collaboriamo con molto piacere, è il terzo incontro ormai che abbiamo insieme all'Arnara, anche se poi è il terzo anche a POFI che stiamo organizzando, tra l'altro insomma è abbastanza significativo. Ecco. Il bello, il perché partecipiamo è chiaramente anche per far conoscere i nostri territori, visto che comunque sono manifestazioni e tra l'altro portano tante persone nei paesi, ed essendo dei paesi che hanno delle bellissime caratteristiche non sempre sono conosciuti, e magari è l'occasione buona, sperando in una bella giornata domenicale, di far conoscere le realtà dei nostri paesi. 50 gli equipaggi che si sfideranno lungo la selettiva PS, che i concorrenti dovranno ripetere per 4 volte, ma quest'anno tante sono le novità. Beh, insomma, un lavoro che si fa insieme anche a tanti altri ragazzi che ci danno una mano. Quest'anno poi siamo già partiti con un atteggiamento un pochino diverso sulla sicurezza, tant'è che abbiamo accorciato la prova anche di 400 metri, ma proprio nell'ottica di quello dell'esperienza insomma fatta negli ultimi anni. Vuol dire insomma essere sempre sul pezzo, quindi pronti a intervenire. Poi quest'anno abbiamo anche aumentato i collegamenti radio sulla prova speciale per avere proprio un controllo più capillare su tutto il percorso. Abbiamo associazioni di commissari di percorso dotati di propri apparecchi radio, quindi questo proprio ci permetterà, mi auguro, di avere un controllo più preciso su tutti i 9 km e 660 metri della prova. Oltre a metterci tanto impegno con gli altri ragazzi per organizzarlo, per il secondo anno consecutivo partecipo anche alla gara. Speriamo di ripetere la bella prestazione dell'anno scorso, vediamo. E finisce così l'edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per averci fatto compagnia e buon proseguimento con gli altri programmi della nostra.